Le decine di persone in coda davanti al centro per l'impiego di Cosenza ancora prima dell'apertura dell'ufficio offrono uno spaccato fedele della condizione di disagio occupazionale con cui bisogna fare i conti. La regione è in procinto di attivare nuove misure di sostegno e di accompagnamento al lavoro. Per accedervi è necessario farsi rilasciare dal centro una certificazione da cui risulti il grado di svantaggio, un indice calcolato sulla base di una serie di parametri tra cui il titolo di studio, l'età e il curriculum. Questi dati vengono inviati in tempo reale all'AMPAL, l'agenzia Nazionale per le politiche del lavoro. Una volta effettuata questa operazione, eh, l'utente ha una documentazione che gli permette di aggredire le politiche attive e i vari bandi messi a disposizione dalla Regione Calabria. Questo, diciamo, che richiede almeno un, un, un tempo di operazione che vanno dai 30 minuti ai 40 minuti. In relazione al grado di svantaggio, l'utente può accedere ad un tirocinio formativo di 6 o 12 mesi, retribuito con 400 euro mensili, ad un percorso di orientamento oppure può utilizzare un voucher per la formazione. Questa misura. È riservata alle persone disoccupate o inoccupate con almeno 30 anni di età e che non percepiscono altre indennità. Effettuato il certificato, quindi il grado di svantaggio, la scheda anagrafica e il patto di servizio, questi ragazzi si devono recare presso gli enti che sono stati accreditati alla Regione Calabria ed effettuare delle operazioni insieme a loro sulla piattaforma che ancora al momento non funziona. C'è poi la prosecuzione della mobilità in deroga: si tratta di un percorso di lavoro da svolgere in enti pubblici o aziende private rimborsato con 500 euro al mese per 12. Mesi. Ancora Regione Calabria è nella fase di pubblicazione dei bandi a favore degli enti che poi utilizzeranno e ospiteranno questi ragazzi. Salvatore Bruno per la CNews24.